Zombie apocalypse. Ciao ragazze, come state? Allora, nuovo video make up oggi. Voglio truccarmi un po' con voi. E innanzitutto, oggi mi devo fare le sopracciglia e poi nulla, andrò a fare solamente qualche po' di trucco, nulla di che. Allora, innanzitutto voglio farmi le sopracciglia con voi perché veramente non mi posso vedere così, però vabbè, ogni volta comincio il video con le tutta struccata, però questo mi tengo e vabbè, niente. Ho qui il mio specchietto, vedete? Ho qui il mio specchietto e mi faccio le sopracciglia adesso in diretta con voi. Nulla, come state? Spero bene. Io sto bene, anzi vi auguro già una bella domenica, anche se ci ha cominciato un bel pezzo, però volevo registrare questo video stamattina e non sono riuscita e lo registro adesso, anche se non devo uscire, però vabbè, domani se mi riesce vi porto con me a fare una passeggiata per Palau, anche se vado ai soliti posti, pazienza. E già, così è. Quindi praticamente ho deciso di, come si dice, di fare questi video così. Allora me ne frego perché tanto le visual non le avrò mai, ma non me ne può fregare meno. Non ci voglio più stare più di tanto male perché non ho visualizzazioni. Quelle poche che ho me le faccio bastare. E lo so che non ho uno sfondo perfetto, ma d'altronde me lo potrei anche permettere. Ma siccome voglio spendere soldi in altro, spendo soldi in altro al momento, quindi pazienza. Anzi, quando sbiancherò la casa dovrò anche, come si dice, cambiare il letto, perché così non mi piace come ce l'ho, quindi un punto in più a mio favore che potrò cambiare il letto. E niente, quindi questo è quanto. Al momento mi tengo quello che ho. E buona lì. Adesso così non vogliono stare. Oh, aspettate un secondo che cerco se qui trovo il mio pettinino. Uno per truccare la mia, per truccarmi gli occhi e l'altro pettinino per si truccare, ciao, per pettinare le sopracciglia. Allora, eccoci qui, vedete questo pettinino di qua? Sì, è un po' zozzetto, pazienza. Ok, adesso ho fatto tutto, più o meno, siamo lì. Che vi racconto di bello? Niente, durante tutta la settimana non ho combinato granché, ma vabbè, pazienza. Allora, cosa mi sto cercando qua? Sto cercando... No, non mi serve il mascara, mi serve il gel fissante per le sopracciglia, perché sennò questo è della Essence, vedete? E di Essence, ma non si vede niente, ok, così della Essence, e mi sta piacendo veramente tanto perché ti copre tutti i buchi che hai delle mie sopracciglia, anzi che ho delle sopracciglia, perché parlo di me. Ok, allora questo l'ho fatto. E sono a posto. Poi, dunque, cosa mi serve ancora? Ah sì, di farmi prendere la palettina, che è sempre la solita, questa qua, di non so se l'ho presa su Pink Panda o dove, però questa è la mia preferita, sta diventando in assoluto proprio la mia preferita. Intanto devo prendere cos'altro? Ah sì, questa matita qua della W7, sempre il solito trucco, perché
Sono sempre solita fare il solito trucco, però vabbè. Allora, aspettate un secondo, qua mi serve il mio sopracciglia, cioè il mio temperino per temperare questa matita delle sopracciglia, non delle so del degli occhi, voglio dire. Eccoci qua. Bene. Non mi interessa se è trucco orribile, non me ne può fregare meno. Il trucco, io non sono una truccatrice, lo ribadisco, lo continuerò a ribadire. Non sono una truccatrice, una make-up artist, e quindi pazienza, vi beccate quello che è. Lo so che non sono professional, come dite voi, però mi trucco come impara a me, ovvio. Poi vado con questa palette qui, ovviamente. E nulla, adesso applico qualche ombrettino o più di qualche ombretto, se mi riesce a aprirla un attimo. Ok. E vado con questo qua, con tutti questi ombretti. Vedete qua, un po' di qua. Questo trio ho fatto, vedete, questo trio di ombretti. Se vedete che tiro, perché già il mio occhio è incappucciato, se si può così dire, è molto piegato all'ingiù, non so come dire, però così è. Quindi mi tocca per forza di tirare un po' la situation del mio occhio, ovvero di abbassarlo un po', di tirarlo. Ma non me ne faccio un problema, ovviamente. Ognuno si trucca. E si vuole, si può truccare a modo suo. Io non disdegno niente del trucco. Il trucco d'altronde è libertà, come suol dire. Il trucco è libertà, piacere e divertimento. Se deve essere uno stress, non è più un piacere. E né tantomeno un divertimento. Ok. Questa penso io. Poi ripasso di nuovo con la matita, ma non qua sopra, sull'angolo superiore dell'occhio, nella linea dell'angolo superiore dell'occhio, ma semplicemente qua su, vedete, qua in mezzo, nella riva inferiore dell'occhio. Ok, Fiona ce l'ho fatta. Siamo lì. Ok, poi dicevo, prima o poi farò video reaction, anche se i miei non sono video professionali, ma ci provo. Dopo questo video preparatevi che farò un video reaction, sarà un video come mi ha appena detto qualcuno che sono cogliona, ma non me ne importa niente. Mi dispiace perché ha pensato così, ma io me ne sbatto le balle di chi mi dice che sono una marrone così. Non mi interessa, io continuo a fare i video che mi piacciono a me. Se poi i video vi stanno sulle balle, non me ne può fregare meno. Ma io non do retta e non do neanche la visibilità che non se lo merita, perché sinceramente me ne può fregare meno. E lo ripeto fino alla nausea.
Sarò antipatica per certe persone che mi guardano senza capire neanche quello che dico o quello che va bene, però pazienza. Per me non me ne può prendere meno, non me ne importa niente. Invece per gli iscritti voglio un sacco di bene e vi lovo tanto così di cuore. E nulla, adesso vado col mascara. Ho terminato, non faccio più passate perché sono diventata una pettoragno e a me quella cosa non mi piace. Non so se andare, no, prima vado di fondotinta, no, correttore, scusate. Fondotinta e con questo qua lo metto a posto, ovviamente, e il temperino e col fondotinta. No, no, ma non voglio di fondotinta. Non ho voglia, anche se dovrei fare la base, ma non me la sento. Mi sa che vado solo col correttore. Tanto fa, può fare, va a fungere sia da correttore che da fondotinta. Lo so che se mi sento le makeup artist possono pensare, ma questa è matta. Però io mi trucco come mi pare, ovviamente. È vero, prima ci vorrebbe il fondotinta o il correttore, ma io vado come mi pare a me, ovvio, sono testarda e i sardi, noi sardi è vero, siamo testardi, ma facciamo come ci pare a noi, ovviamente. Non in tutto, ma in qualcosa sì. Ora sto applicando il correttore. Questo è della Infallibile di L'Oreal 327 Cashmere, ve lo dico così, ecco. Vedete? Ecco qua. E niente. E questo è quanto. Vorrei fare appunto, vi dicevo, dei video reaction di qualche cosa che ho visto io, ma visto e non visto, perché alla fine devo vederlo tutto, ma non ho ancora avuto modo di vedere qualche video reaction. E vi descrivo anche cosa hanno fatto questi video reaction, come stanno facendo. Non so se sulle canzoni farvelo o meno, ma cosa uscirà? Qualche cosina uscirà fuori. Quindi preparatevi che dopo questo video ve ne sarà uno proprio dedicato ai video reaction, visto che sulla mia descrizione, sulla mia biografia della status del mio YouTube c'è. E voglio fare anche video reaction, visto che non l'ho mai fatto in vita mia, li voglio fare in questi giorni che è domenica, in questo giorno, datato giorno che è domenica. Oh mamma mia. Ok, perfetto. Anche se perfetto non è un acciverbole, però vabbè. Qui non si vede molto. Vabbè che mi hanno come tolto tutto il pizzetto, però me lo vado lo stesso a togliere. Ok. Se avete sentito un rumore inquietante, era il correttore che andavo a buttarlo dentro alla questa cosa qui, vedete? Dentro la mia beauty. Ok, allora, poi vado con la, non metto cipria perché sennò divento proprio un mascherone e non mi va. Forse un po' di cipria lo metto per fissare il tutto, dai. Mettiamo un po' di cipria. Questa è della Rimmel, perché non ne ho altre, a parte quella della Douglas. Mi stava cadendo. Dove mi è caduto? Aspettate un secondo, perché senza occhiali non vedo una mazza. Dove mi è caduto? Vabbè, lo raccolgo dopo, non ne ho voglia di raccoglierlo. Adesso, comunque della Rimmel, fidatevi. Ed è 006 Warmer Beige. Si vede qualcosa? Sì. Ne prendo poco poco.
e fissò il correttore. Poi prendo l'altro po' e fisso anche qui sul mento, poco a poco. Adesso, vabbè, questo lo prendo dopo appena finito il video, senza calpestare quello che... perché senza occhiali non vedo niente, quindi... Vabbè. No, niente esagerato. Vedo quel che vedo. Allora, vado a prelevare la mia amata bronzer, il mio amato bronzer dell'Essence. Stavo dicendo Rimmel, no, non è Rimmel ma di Essence. Ed è prima colorazione naturale, ok? Questo che sa tantissimo di cocco, sa troppo di cocco. Ma una cosa estasiante, proprio una cosa perfetta, bella, buona. Lo mangerei, ma non si può, quindi vabbè. Lasciamo perdere le mie frignacce. Allora, abbasso un po' lo specchio, se no non mi vedo. Ok. Intanto mi arriva una notifica da così. Eccola, di Instagram, di Twitter, Telegram e altri Twitter, quello che è, insomma. Se vedete roba che vola è perché sto mettendo questo. E ne voglio mettere un bel patacone di bronzer, perché sapete un po', o metto blush o metto il bronzer. E io voglio che si veda all'infinito, si veda. Questo bronzer. Allora, ne metto un altro po' che già non fa male a nessuno. Se no sembro un cadavere vivente qua su YouTube e non mi va. Anche qua sulla mascella, sull'osso mascellare. Vi ribadisco, non sono una makeup artist. E quindi mi trucco come mi pare. Allora, dunque. Metto un altro po' anche di qua. Sullo zigomo mascellare della guanciotta. Che bella la sfumatura che ho fatto. A voi non piacerà, ma a me mi piace da impazzire. È anche molto bella sfumata, almeno secondo il mio onesto parere. Di cosa ne posso più sapere io? Anche non avendo fatto nessun corso di trucco, che sinceramente non mi interessa, neanche lo voglio fare perché so che costa tantissimo e c'è anche parecchio da stancarsi. Per quanto riguarda le mie ossa, quindi no, non esiste proprio. E quindi bye bye corso di trucco, ma non fa niente, tanto per fortuna, per quanto esisterà YouTube, però guarderò video su YouTube per imparare meglio. Poiché non voglio guardare il mio canale, non lo guardo, è semplice. Non obbligo nessuno a visualizzare il video se non vuole essere visualizzato, però non fa nulla, va bene così. Ok. Non è male, dai, a me piace sinceramente. Già. Su YouTube, allora, come voglio dire? Vorrei dire una cosa, precisare una cosa, che sui due ossi zigomatici dello zigomo si vedono un po' le ombre che si congiungono con il bronzer. Quindi è una cosa che mi fa impazzire da morire. Questo gioco di ombre così
l'ho mai fatto da quando ho aperto il canale, chissà perché, boh. E adesso mi accorgo che sto diventando, se poi, magari poi non mi può piacere, ma a me mi piace da morire. Forse a voi non piace, non fa saltare di gioia, però a me sinceramente mi piace un botto, molto bello questo, vedete? Poi ho fatto qua una sorta di contouring anche sul naso, cosa che sul mio naso non è che fa impazzire, però tanto di come si può dire, di sperimentare qualcosa sul trucco di oggi. E nulla. Ho fatto un po' il naso ancora più a patata, però io ce l'ho. Essendo italoamericana, vabbè, questo non c'entra, ma essendo che ho il naso alla francese, ho voluto fare ancora più emergere il naso alla patatonzola. E vabbè, ok, bello, vero? Mi piace. Bene, ragazze, il video è quasi giunto al termine. Se trovassi dove ho messo il tappo del mio bronzer, sarei felicissima. Eccolo qua, l'ho trovato. E nulla, adesso questo qua lo richiudo perché è meglio chiuderlo. Quasi quasi, no, allora per lascia mi sto terminando, no vabbè, niente, non lo metto, va bene così per il momento. Se non puoi lascia lo metto, faccio un'eccezione solo perché voglio avere la soddisfazione di avere almeno un ciuccino di blush sopra le guance. Vediamo cosa ne esce fuori. Non lo so. Ok. E tanto che okay, non lo so cosa escerà fuori. Intanto stanno venendo fuori un sacco di spezzettoni blush perché li sto buttando per terra come se non ci fosse un domani. Ma vabbè, tanto poi devo spazzare, quindi no comment. Per la mia gioia. La mia gioia. Ok. Ma dai, è bello. Bellino sto blush, no? No? Che ne dite, ragazzi? Fatemi sapere qua sotto i commenti se sto blush vi piace o ne blush, che fa veramente orribilante, ma non credo. Ne metto poco perché sennò mi fa clown. Heidi, vero? Già. Ora vado con la spugnetta e smorzo un po'. Ne ho messo troppo da questa parte, quindi ne smorzo un po' perché sennò veramente no. Ok, anche da questa parte l'ho messo troppo. Va bene. Allora, cosa devo fare adesso? A quanto siamo arrivati? 23 minuti video, va bene, ve lo ciucciate così il video, come si può dire. Allora, cosa devo fare qua? Guardo se ho il burro che cavo di là e torno subito. Eccomi qua, allora, trovato il labello, ne ho due labelli. Uno è il lip gloss che dovrò mettere tra poco e l'altro è il labello della, come si chiama? No, Labrosan, che dico labello. Labrosan, burro cacao, prima di trattare, di mettere qualcos'altro, tipo il labello della Crayon di Valentina Ferragni, vado a mettere il mio amato labello, che non è labello, ma ho appena detto cos'è, è un Labrosan, burro cacao, balsamo labbra. Alzo la labbra e lo metto un po' dappertutto. Poi. Vado a mettere un po' di labello, appunto, lip gloss. Se mi riesci a aprirlo. Allora, questo cos'è? Che colorazione è? Si vede da qui.
Non mi pare. No, non c'è scritto manco che cavolo di colorazione è questa, boh. Vabbè, non importa. È un colorito così, vedete? Che poi dovrò. Vedete com'è? Questo colore è così. Ha questo colorino più o meno. Quello è fragola, non so come dirvi, boh. Ecco, applicato sopra il burro cacao è tutta un'altra cosa, cosa che non avevo ancora sperimentato sulle mie labbra. Sopra il burro cacao. Che profumo buono che ha, tipo la pupa. La pupa non ha un buon profumo, come ho sentito dire a certe persone, ma a me sinceramente il profumo di pupa, della pupa, che buono, adoro. Ok. Bello, vero? A me piace. Ok. Ora vado a vedere se trovo come si chiama, lo Scotex, ovvero la prendo dalla mia borsa e controllo se c'ho qui un fazzolettino, se lo trovo, se non mi tocca per forse di prendere, no. Le mi faccio prima con le mie amate salviette inumidificate, quelle struccanti sarebbero a dire. Con quelle struccanti, se stavo facendo cadere lo specchio, anche no. Oh, signore mio, aspettate un attimo. Scusate. Allora, con questa qua. Cerco di togliermi. Avevo lo swatch che vi ho fatto vedere pochi minuti fa sul dorso della mano. E nulla. Queste per utilizzazione, per precisazione, aiuto, sono le salviette della Fresh and Clean. Che ce n'è? Quante ce n'è? 27, no, 20 salviettine umidificate, struccanti, che poi non le uso mai per struccarmi. Fino a un anno fa, fino a anni fa le usavo, qualche anno fa le utilizzavo e vi direi di più, mi ci trovavo bene finché poi ma non queste, quelle dell'Eurospin, mi ci trovavo bene finché poi mi è venuta una bella allergia, oltre che per il correttore, anche per queste, quindi queste no, ma le altre dell'Eurospin sì. E quindi ho detto no, mai più salviettine, solo per gli swatch, per struccarsi e per deteggere il viso, mai più salviettine, solo l'acqua e il detergente per levare il trucco, perché sennò ciao proprio. Infatti ho dovuto ricorrere subito al mio oculista barra dottore per farmi togliere questa allergia che mi aveva causato grossi problemi alla vista, quindi no, mai e poi mai, mai più. Non vi voglio terrorizzare adesso, per l'amor di Dio, però sappiate che quando utilizzate datati prodotti dovete sempre essere sicuri che non faccio mai male, che non vi nuociano alla salute. E su di me, no comment, cosa mi è successo? Lasciamo stare, va? Non voglio più intrappare in queste situazioni. Allora, nulla ragazze, questo è tutto, qua sto prendendo tutto perché ho insozzato in più che non si può. E niente. Allora, oddio, mi sto un po' tirando questa salvietta. Non è tanta, come devo lavare? Non è tanta nel senso che non è granché, anzi, non per dire intelletto calabrese. Questa salvietta è buona per i swatch, poi bisogna subito sciacquare le mani perché tira che è aggressiva questa salvietta. Vabbè, le altre forse saranno di meno aggressive, quelle del DM. O dell'Eurospin, ma questa bocciatina rima proprio. No, no. Mi devo lavare subito le mani. Bene, questo è il trucco. Lo so che non è fatto granché, ma raga, vi ripeto per l'ennesima volta, non sono una truccatrice.
Quello che esce, esce, quello che non esce. Pazienza, ragazze, questo è quanto. Allora, ora mi allontano un pochettino, vedete un po' voi. E nulla. Allora, questo era tutto. Che dire, ci vediamo dopo questo video. Non so se avrò voglia quella di registrare, ma ci provo intanto. Vediamo un po' che cosa mi viene a mente. Certo, devo prendermi con un altro dispositivo per registrare questo video, se no, ciccia, non riesco a registrare. E niente. Questo era tutto. Un altro video, vi anticipo che nel video reaction prenderò il telefono, ma non ho una registrazione schermo per farvi vedere come sarà questo video reaction. Quindi prendetelo come viene questo, come verrà questo video reaction. Quello che viene, viene, quello che no. Non sono una multiprofessionale su questo schermo di YouTube, quindi ecco, bravi, avete capito. Non ho tutta questa professionalità, ma siate clementi e aiutatemi a crescere se volete. E se no rimarrò nel mio cantuccio. Ciao e a presto. Un bacio. Ah, ricordatevi di mettermi un like o un dislike, quello che volete, non me ne importa. Ma un commento è sempre educatamente, come si suol dire, ma lo so che siete educate, voi lo so benissimo. E basta. Attivate la campanella se vi iscrivete. E ci vediamo dopo. Ciao, a presto, al prossimo video. Ciao!